La Buonaventura di Caravaggio è un quadro dei Musei Capitolini di Roma che è stato concesso in prestito per la prima volta in Messico al Museo Munal di Città del Messico, all'interno di un'esposizione che si intitola appunto Caravaggio, una opera, un legado, e che parte da questa opera, La Buonaventura, per far capire il lascito caravaggesco nella cultura europea, ma soprattutto messicana, dei secoli successivi. Il quadro è stato dipinto a Roma intorno al 1596 e raffigura una scena molto semplice. Una donna giovane, una zingara, con la scusa di predire il futuro a un giovane, in realtà gli sta rubando l'anello. Questo è anche il titolo del dipinto, La Buonaventura. È una assoluta novità iconografica. Non ci sono state scene del genere prima di questo quadro, ma al contrario, questo quadro verrà replicato e copiato numerose volte dai pittori che si riconoscevano nella corrente caravaggesca. L'importanza di questo quadro è legata all'importanza di Caravaggio nella storia della pittura, una importanza che è stata capita in pieno soltanto a partire dalla seconda metà del XX secolo. In altre parole, Caravaggio introduce nella pittura un realismo totalmente inedito, che si può vedere anche in questo quadro da piccoli particolari, come ad esempio le unghie sporche della giovane zingara. All'interno di una tradizione italiana ed europea che voleva i quadri fatti con personaggi perfetti, quasi idealizzati, con pochi contatti con la vita autentica, Caravaggio parla di verità in pittura, di vita reale. Questa è stata l'importanza di questo quadro, il primo quadro che gli ha dato fama fra i collezionisti romani, prima delle sue opere pubbliche. Questo quadro segna nella storia della pittura europea e non solo un punto di non ritorno. Da questo momento in poi tutti gli artisti dovranno fare i conti con Caravaggio, col suo amore per la verità, con il suo amore per la vita.